No, Marco mi prende in giro dicendo che ci vado a nozze perché l'aneddoto a me personalmente più caro di quasi tutta la lavorazione del film, nel senso che è accaduto in preparazione. Io sono un grande amante delle prove costumi. Durante la prova costume molto spesso capisci realmente chi è il personaggio che stai per interpretare. Dopo un paio di giorni di prove sul cappotto, sull'impermeabile, che è un po' il simbolo vero di qualsiasi investigatore privato nella storia del cinema. L'investigatore privato ha un impermeabile, un cappotto simbolo, e non riuscivamo a trovarlo assieme alla costumista. E Marco, in modo provvidenziale, ha tirato fuori dall'armadio, dal suo armadio, un cappotto che fu di suo padre. E quindi quello che vedete nel film è un cappotto di Norisi. Che ovviamente nel momento stesso in cui mi è stato appoggiato sulle spalle ha avuto un peso grosso perché si porta dietro un bel pezzo di storia del cinema di questo paese e allo stesso tempo ero terrorizzato di rovinarlo in qualche modo, quindi è stato un limite anche. Infatti ne abbiamo fatto cucire uno identico per le scene di lotta, soprattutto quella con Claudio Amendola, insomma, ci strattoniamo con il cappotto addosso. Io ho detto, se non ne fate un doppione è impossibile utilizzarlo. E niente, questo è il mantello del supereroe, io l'ho vissuto così, era comunque un cappotto che quando lo indossavo al mattino per andare in scena aveva un che di magico, no? È veramente indossare il mantello e uscire per una giornata da piccolo grande supereroe.